Allora, mister, si è conclusa la gara qui interna con Prato, non la miglior Samp di questa tua gestione, alla fine è stato il pareggio, ci può anche stare. Sì, dici bene, non è stata la miglior Samp della mia gestione, però i ragazzi si sono comunque impegnati e hanno dato il 100% e fino alla fine abbiamo provato a vincerla, anche rischiando insomma, qualcosa col portiere di movimento. Ci sono anche gli avversari, oggi il Prato è venuto qui, non ha regalato nulla, ha lottato su tutti i palloni, ha vinto un sacco di contrasti e secondo me ha meritato insomma, di portare a casa questo punto. Noi comunque allunghiamo la nostra serie di risultati utili consecutivi, accorciamo sulla prima in classifica. Insomma, quindi comunque c'è qualcosa di positivo da portare a casa, insomma, da questa giornata. Ecco, forse già nel primo tempo, insomma, si era capito che non era la giornata migliore, a prescindere poi dagli errori individuali, già il primo gol, insomma, è un errore individuale. Sì, guarda, siamo partiti bene perché pronti lì abbiamo creato due o tre occasioni per metterla dentro, non siamo riusciti. Abbiamo messo la palla di 1-0 dentro dopo aver avuto insomma altre due o tre situazioni nitide per fare gol, quindi già da lì in effetti insomma, si era capito che oggi non eravamo proprio al 100%. Poi loro hanno trovato questo pareggio su questa uscita errata da parte nostra e soprattutto nel primo tempo siamo stati limitati dal numero dei falli, insomma siamo arrivati a 5 falli dopo 10 minuti, poi chiaramente la difesa non può essere intensa come noi la intendiamo solitamente e questo ha aiutato gli avversari ad arrivare a fine primo tempo insomma, senza subire troppo il nostro tipo di gioco. Nel secondo tempo in 4 contro 4 non siamo riusciti a creare troppi grattacapi a loro, abbiamo inserito il portiere in movimento dopo che insomma, loro hanno trovato quest'altro vantaggio. L'abbiamo fatto discretamente bene, era la prima volta che lo facevamo, e abbiamo trovato gol e abbiamo avuto altre due occasioni clamorose per vincere la partita, però insomma, merito al loro portiere perché su Salamone ha fatto una grandissima parata e ripeto, ha sancito poi questo risultato finale che secondo me poi alla fine è anche giusto.